Amici di bla bla bla, io sono uno scopritore di talenti. Qua c'è un attore, ho scoperto che c'è un attore, un regista, attore, produttore italiano che si trova in Scozia e sta girando un film. E noi l'abbiamo beccato, adesso va in palestra, vieni dietro. Ecco qua. Hello, Marcello, hello. Ecco. Sono un giornalista, Marcello, ho saputo che stai girando un film qua in Italia, tra la Scozia e l'Italia, qui anche nella palestra dell'amico qua Alessandro. Sono venuto a trovare Adriano, diciamo, buonasera a tutti, scusate, devo dare un abbraccio a Adriano che abbiamo parlato per 2 mesi tramite WhatsApp, tra i miei amici, guarda, come stai? Finalmente. Bene, grazie. Posso, sta facendo un po' di esercizio. Però ti ho detto di da piano con me, nel okay, okay. Guarda, questa è la maglietta che ti avevo detto per te. Grazie. Questo è il marchio del cinema, questo qua. Sì, il marchio del cinema. E beh, racconta come questa idea, dai, un attimo come è venuta l'idea di questo film. Gli amici di bla bla bla, dai. Buonasera a tutti. Guarda, è andata così che tanti anni fa soffrivo di depressione, da piccolo, scusa che sono emozionato su questo qua, riporta indietro, mi fa piacere. E tramite questo qua, diciamo, io sono nato in Scozia, Edimburgo, e però all'età di 7 anni i miei hanno voluto ritornare qua, alla loro patria. E stavamo qua a Cassino, a via Garigliano, e io ho dovuto imparare l'italiano, ho dimenticato l'inglese, quindi qua ero scozzese, in Italia era italiano, non si vince mai, che vuoi fare? Ma comunque dai, ho fatto una bella infanzia qua, diciamo, sono state... E come è venuta l'idea di questo film? L'idea del film è stata attraverso tanta pena del gioco d'azzardo. E poi ho dato la mia vita in fede a Dio e sono riuscito piano piano sul mio viaggio di apertura, diciamo, di fare. Mi è venuto un sogno, in poche parole, questa è verità. Il 2008, dopo che stavamo in una casa d'amici e suonava la chitarra, mangiare, tutte internazionali di Edimburgo, è stato che sono andato a casa, stavamo predicando per tutti quanti, ognuno aveva un problema, una cosa, diciamo, perché avevo dato la mia vita, infatti il 2006, questo è successo a Edimburgo, che mia madre vise un articolo sul giornale di healing è miracoli, diciamo, ok, in fede, no? E io a quei tempi non credevo, che essendo cattolico allora non credevo in Dio più, perché ho attraversato un punto molto difficile nella mia vita, pensavo che era buono, diciamo, però sei caduto più volte. Ah, ma sì, che come sono caduto. Ebbene, la vita è così. Sì. Dimmi chi non cade. Chi non cade vuol dire che non c'ha sentimento. Esatto. Certe volte, diciamo, siamo umani, facciamo sbagli. Io, la mia storia è che, diciamo, da bambino volevo una famiglia grande. Grazie a Dio ho 3 figli. Ma però, essere anche molto bravo, scusa il mio italiano un po' rotto, sono bilingue però, penso ancora. E comunque, diciamo, guarda, io volevo andare bene negli affari pure per dare, sempre per dare, no? Essere bravo su questo qua, perché il denaro, diciamo, è buono, però bisogna pure aiutare altri, diciamo, questo qua. Comunque, ritornando sul presente, diciamo, questa storia, io poi mi è venuto come un sogno anche il nome. E il nome del film, veramente, mi sono svegliato, Marcello ti fa un film e si chiama Gambling Inferno. Chi hai coinvolto in Italia per questo film? C'è qualcuno che hai coinvolto, senz'altro? Certamente, guarda, il mio grande amico Raffaele,
dell'infanzia, amici, che sono Mickey Mike. Loro hanno, cioè, vendono abiti, diciamo, online. Infatti uscirà Mickey Mike Made in Italy, sponsorizzeranno, stanno sponsorizzando Gambling Inferno, quindi, diciamo, c'è da comprare una collaborazione, in collaborazione, diciamo, dalla penna alla giacca, quello che si arriverà. Scusa, sono un po' stanco perché volo un po', l'Italia è un po' caldo, un po' oggi piove, le temperature, quindi ho fatto pure scala a Bruxelles, quindi, diciamo, per fare incontri là, perché forse verrà anche filmato a Bruxelles questo film prossimo anno. Ma un'altra cosa, Harley Davidson, che è entrata anni fa, per chi mi conosce, nostra figlia Sofia ha avuto 5 operazioni, è nata con un buco al diaframma e non ce l'aspettavamo, quindi ho dovuto mettere in pausa questo film, perché i figli vanno prima, prima la famiglia, esatto, e i figli, diciamo, quindi lei, Sofia, ce l'ha fatta, infatti, e comincio su questo qua. E ci sono capitate tante cose, tanti copioni che non mi è piaciuto, poi alla fine Cinecittà, tramite il mio grande amico che d'infanzia, Laurie White, che è un nano che stava su Ciao Darwin pure, è un attore, ma una persona molto umile, molto, molto buona, ha creduto nella storia che ho scritto e poi l'ha portato a Gian Piero Caira, che Creiamo l'Impossibile pure, che lui è tatuatore pure, e aveva fatto pure un film, La Crisi di San Lorenzo, e mi è piaciuto, abbiamo fatto un contratto e a determinazione, se, diciamo, che ho pagato per quello che doveva fare il suo, e il logo infatti l'ha disegnato lui, parlando insieme, ecco qua, l'abbiamo chiamato Gambling Inferno, Life is a Game with a Choice. Quindi bla 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 ti porterà a fortuna presentare in palestra questo film, che praticamente, e quanto sarà distribuito? Allora il film adesso... Quando inizierà questo film? Molto, sì, perché guarda, noi in fase di registrazione, diciamo, professionalmente si girerà il film il prossimo anno e vogliamo che uscirà. La mia idea è che gennaio 2022, gennaio, perché dopo Natale, che tanta gente è andata a comprare tanta roba e non sa chi soffre, esatto, tanta gente che non mangia, esatto, è il tempo più triste dell'anno, secondo me, quindi è un messaggio di speranza, ok, con un sacco di azione, c'è anche il ballo, c'è una storia d'amore. È un film che durerà, io, due ore e mezzo più o meno, diciamo, una volta fatto editing, ma non lo sto facendo per essere famoso, questo qua, la nostra squadra che sta a Edimburgo, diciamo, hanno capito già chi viene, diciamo, tutti quando riceveranno essere pagati su quello, la sua passione, il talento, certo, perché è un business, un film, non è uno scherzo, ma è più per come è una storia vera, quindi ecco qua Adriano, campione del mondo 2007 kickbox e un grande boxer pure, e io devo allenarmi, diventare dimagrire un po', certo. Dovrei allenarmi pure io, perché fare questo mestiere bisogna stare in forma con la camera, e quindi abbiamo preso qualche chiletto, certo, tutti quanti, e verremo in palestra da Alessandro, ci metterà Adriano, sbaglio sempre, Adriano, quindi ci metterà un paio di mesi, rientriamo un po' col peso, Adriano, va bene, va bene, va bene, amici di bla bla bla. Detto questo, noi lo salutiamo, l'amico, il paesano che vive a Edimburgo, mi sembra, sì, certo, che gli diamo veramente, senz'altro riporteremo fortuna, lui ci invierà dei pezzi mentre gira, noi li montiamo sulle nostre emittente, quindi vi aggiorniamo minutamente sul film, e quindi se vuoi ancora dire qualcosa ai spettatori di bla bla bla. Sì, molto importante, questo weekend c'è Open Day qui alla palestra di Adriano, che si chiama
come si chiama questa Open Day? Allora, l'Open Day è aperto a tutti, sarà di arti marziali, sport da combattimento, quindi il pugilato, la kickboxing, ci saranno diversi maestri della zona, ci sarà il maestro Simula di Pontecorvo, la Venus, Franco Giorgi, Frosinone ed io naturalmente, insieme ai miei allievi e tutte le persone che vogliono partecipare, che è gratuito. Poi ci sarà una raccolta, una piccola raccolta fondi per i bambini disabili, quindi bambini disabili, bambini autistici, è una nostra iniziativa. Non siamo obbligati, non siete obbligati, chi è un'offerta libera, tutto qua. Al di là dello stage che è gratuito, l'Open Day è gratuito ed è aperto a tutti, piccoli, grandi, tutte le età, tutte le razze. Nello sport non c'è colore, non c'è distinzione. Esatto. Va bene, detto questo. E poi diciamo, questo qua si svolgerà dalle ore, dalle 5, 5 e mezzo. Alle 20 inizio, però se venite prima avete l'opportunità, diciamo, di ci incontriamo e stare insieme. Esatto. Poi la domenica c'è all'Olimpia Bowling, che inizierà dalle 5 pomeridiane 5 pm, ok, fino a tardi, fino all'11 e mezza, gratis. Lì insegnerò salsa baciata con i ballerini. E gratis sempre, ok? E poi andremo nel ring, ok? Ci sarà pure Lori White che fa la sua parte. È un mini Gambo d'Inferno dal vivo. E così potete capire che cosa si tratta di questo film. Diciamo che saranno due film, uno dopo l'altro verrà filmato. E quindi se venite a Atina Bowling Olimpia la domenica, benvenuti gratis. Per chi non conosce questo posto, è un posto guapo. Benvenuti e grazie dell'intervista. Amici di bla bla bla, come noi ci vediamo, vi teniamo informato. E a tutti, everybody, I want you to live together. Alla prossima, ciao! Freedom!